In occasione della Roma Art Week, quest'anno inauguriamo la personale di Luca Dall'Olio dal titolo Vorrei avere le ali. La mostra è a cura, oltre che mia, di Alessandra Redelli, che ha scritto la presentazione in catalogo. In mostra circa 25 opere e sarà possibile visitare la mostra fino al 4 di novembre. Nella pittura di Luca Dall'Olio siamo invitati a entrare. L'artista ci definisce delle vie, delle strade da seguire, ponti, sentieri, in mezzo a questi alberi che sembrano tutti uniti in un'unica chioma, a portarci in queste dimore misteriose, in questi castelli, attraverso questi templi e addirittura fino alla luna, sotto questi cieli che sembrano dipinti da Van Gogh, ma da un Van Gogh bambino, un Van Gogh ancora innocente e senza l'angoscia che noi conosciamo dei suoi dipinti. Che bello riuscire a tradurre le proprie emozioni attraverso un dipinto. Mi ritengo una persona fortunata perché riesco a gioire di tantissime cose, ma anche delle più semplici. E molto spesso le traduco in questi miei dipinti con forme semplici, con un linguaggio penso che possa essere facilmente recepito. Questi miei paesaggi mediterranei li propongo in una forma un po' sognante. Queste notti, questi colori, sono i colori della notte, ma non sono i veri colori della notte, sono i colori della notte che io sogno, che io percepisco. Molto spesso ci sono queste colonne che non sono altro che un rimando alla storia. Noi siamo il risultato di tutto quello che è accaduto prima di noi, perciò la storia siamo noi e questo è un rimando a pensare a ciò che è successo prima, il bello e il brutto, e a ciò che vorremmo succedesse in un futuro. Ricordiamoci. E poi ci sono questi sentieri che io immagino di percorrere, arrivare al punto per scollinare, arrivare e trovare chissà cosa. Sopra ogni collina ci può essere tutto. Sopra ognuno di queste cose all'interno di questo paesaggio può succedere di tutto, però qualcosa di bello, qualcosa di costruttivo, qualcosa che ci può fare crescere, pensare sì, ma in modo positivo.